Buongiorno amici, salutare da Mau, eccoci qua di martedì, abbiamo finito un pochino presto oggi. Allora, qui cosa ho fatto? Qui ho fatto i sottaccetti, semplici semplici. Andiamo a cucinare qualcosa, i bambini vogliono una lasagna, gli facciamo una bella lasagnetta. Ecco qua, abbiamo qui la carne macinata e la facciamo rosolare senza olio. Ok? Un attimino che devo spostare un po' di padelle qua, altrimenti non va bene. Stamattina, quindi siamo un po' stanchini, ma va bene così. Allora, la padella riscalda, ci mettiamo il nostro trancio di carne macinata, piano piano piano. Allora, abbiamo fatto un po' di spesuccia, solite cose, un po' di sedano, un po' di verdura, di Kellogg's, un po' di tutto. Ecco qui, non possono mancare un po' di pavette, ragazzi, due sacchi di pavette per Mau. Palazziamo qua. Allora, subito una padella. Per le mie favette. Ecco qua, prendiamo con la pasta. Pian piano, ecco qui. Allora, un po' d'olio d'oliva alla nostra pentola, un pochino d'aglio, ecco qui un po' di camicia. Facciamo rosolare un po' di cipolla qua. E anche un pochino con la carne macinata. Prendi un po' di lasagna, eh? Un po'.
This cake is cooking, Daniel. Allora, i bambini vogliono una frittatina di piselli. Allora, vediamo un po', mettiamo qualcuno. Ecco qua. Allora ragazzi, continuiamo con le nostre cose. Sbalanziamo. Una padellina ci serve per la frittata. Una bella frittata di piselli. Mettiamo questo qua, così. Un pochino d'olio, facciamo riscaldare un po', ci mettiamo a rosolare sempre una cipolla, che ne sembra ragazzi. Piano, allora, un'altra cipollina, per la frittata ci metto una sciarocca, uno scalogno, ok guys, today a bit of lasagna, nothing special, but sempre l'acqua io. Ragazzi, occhio qui, ci può la rosola per bene, ecco qui, adesso facciamo andare i nostri piselli, senza far casino. Eccoci qua, ciao Alessandro, benvenuto, facciamo due ricettine al volo qua, una lasagna per i bimbi. I bambini sono ancora in vacanza a scuola tutta la settimana. Facciamo una bella lasagna. Thank you.
Allora, che mi dici? Sì, una bella lasagna, Alessandro, una bella lasagna frittata di piselli, con favette, abbiamo un po' di sogliole, vediamo un po'. Aggiustare, non c'è spazio come al solito, ragazzi. Allora, facciamo rosolare bene i piselli, qui le cipolle vanno meraviglia. Ecco qua, questo un po' di cucina all'indiana, raga, la carne era congelata, l'ho fatta scongelare 4-5 ore ma ancora non era pronta. Allora qui ci mettiamo un po' di sale per patto, ecco qua, pensare poi a fare una bella besciamella, prepariamo il forno, facciamo una bella pasta per il con fuoco acceso. Allora ragazzi, talvolta il ragù è fatto veloce a me. Avete, certo, ancora non li ho messi su. Sto rosolando le cipolle e l'aglio. Ecco qua. Yogurt, dei bambini, le banane, ci sono altri nudo, ci sono le mele, le polo, mamma mia, c'è l'acqua minerale. Allora, occhio qui, stacchiamo un po' di roba.
messi un po' in ordine. Allora, la crema ci deve proprio rosolare bene, perdere tutta l'acqua. Facciamo una bella lasagna. Ecco qua, i piselli stanno cuocendo. Un pochino di sale, piselli. Come va, ragazzi? Come va? Prendiamo il pomodoro adesso. Bene, adesso prendiamo le uova, 4 uova e facciamo una bella frittatura. Ecco qua, le cipolle sono cotte per bene, possiamo aggiungere anche le nostre cavette. Allora, serve un contenitore. Adesso però io devo mettere a cuocere anche il pomodoro. C'è qui un semino, un po' d'olio. Adesso devo, ecco qui, prendiamo dei pomodori. Pomodori pelati. Ci mettiamo anche un pochino d'acqua e facciamo andare con molta calma. Va bene? Dovete solo assicurare che la carne rosoli bene con le cipolle. Non metto aglio perché i bambini non piacciono. Ok? Allora i piselli sono quasi pronti. Vai. Adesso aggiungiamo le favette qua. Uova. Io prendo 4 uova. Aspetta, sto sempre lì a spingere, spingere e non c'è mai spazio. Un po' di pepe ai nostri piselli. Allora, prendiamo 4 uova. Ci vuole un bicchiere di vino, vero raga? Ci vuole un bel bicchiere di vino. Oh, sto facendo un po' di casino qui con i pisellini. Ancora un attimino. Frustatina alle uova. Semplice e semplice. Un pochino di parmigiano.
giusto qualche scaglia, sottile sottile. Versiamo le favette. Una tazza d'acqua, non troppo piena. E li facciamo cuocere. Allora, un attimino possiamo... Dovremmo far raffreddare i piselli, ragazzi. Bisogna farli raffreddare, però non vediamo. Ecco qua, la carne cuoce. Ho messo il cuoco molto alto, deve proprio rosolare bene, non deve bruciare, ma deve rosolare bene. Lasciate il fondo. Un attimino ragazzi, invitiamo qualcuno. Allora, che ve devo dire? Abbiamo fatto un bel lavoretto stamattina, abbiamo fatto anche qualche video, chiacchierata, e adesso ci riposiamo un attimino. Non fa niente, lo eliminiamo. Vedi che grattiamo bene il fondo e facciamo cucinare la nostra carne. Adesso la gusta spettacolare, la polivetta base senza complicazioni, giusto poco poco cipolla. Poi ci mettiamo un rametto di sedano. Ciao Alberto, benvenuto, carissimo amico mio. Il cane d'Alberto ci saluta. Facciamo cose semplici, Alberto. Per i bambini, ecco, un po' di cipollina bruciata, la tiriamo via. Vogliamo una frittatina e gliela facciamo. Ecco qua. Siamo quasi. Rimuoviamo l'aglio. Guardate, giusto un pezzettino, eh? Ecco qua, dovete eliminare i grumi della carne. Lasciatela bene. Ecco qua, adesso spegniamo un po' il gas qui. Adesso velocemente, ecco qua, si fa una cosa molto veloce. Ok, mischiamo le uova velocemente. Ecco qua, le buttiamo giù. A fiamma molto lenta questa volta facciamo cuocere la nostra omelette semplice ragazzi. Non ci vuole un allarme, non ci vuole niente. Ecco qua, fuoco quasi spento, semplice per i bambini, sempre in cottura. Oggi ho lavorato
iniziato molto presto e ho finito presto perché in realtà è un giorno di ferie oggi. E quindi, eccomi per fornelli, altrimenti no, non è corretto. Ecco qua, allora continuo sempre a fiamma alta a far rosolare la mia carne macinata, carne di manzo, ragazzi. Hey guys, so we're gonna make lasagna here. I'm frying my minced meat with an eschalot, bit of garlic, and yeah, cook it nicely. That's it. Simple as that. Okay. Now I'm gonna cover my broad beans though. On the top. On the top. There we go, job is done here. Okay, now I'm gonna swap my pot with that, like that. Pull the meat. Grab all the base, you know, grab the base. Don't waste anything. There we go. Hey guys, I'm gonna make lovely, lovely bolognese ragu. Okay, let it go now like this, nicely. Just to cook. Okay. Hey guys, it's a beautiful day in London, very beautiful, sunny, sparkling, everything, you really love it. Okay, let's go with our sauce, medium flame, okay, letting it go nicely, lovely smell here guys. Gonna add some carrots, which I will remove at the end, nothing more. Okay, here, must. It's going nicely. Here we go. I'm gonna put a lid on top of my broad beans, okay? What do we need now? Okay. There we go guys, carrots and celery, let's wash it. And that's it, it goes in the sauce. Okay, very simple cooking, very simple. Allora, occhio qui, dobbiamo dare il tempo di cottura e adesso io sposto la salsa
Ok, la nostra omelette va avanti, dobbiamo spostare la salsa, ragazzi, qui ci mettiamo un pochino d'acqua e la facciamo andare. Ok, adesso qui occhio alla nostra omelette, sta cuocendo pian piano. Ecco qui, pentolino a riscaldare, di nuovo, facciamoci spazio, raga. Ecco qua, la mia omelette va avanti. Allora ragazzi, qui abbiamo il nostro... le nostre melanzane sterilizzate, certo, sentiamo presto Alberto, bacioni Alberto. Adesso dobbiamo girare la nostra omelette. Bene, 1, 2, 3, ok, ecco qua, e lo facciamo forse dall'altra parte. Bene, allora ragazzi, ripuliamo un po' perché sto facendo un po' di casino. Allora passiamo, adesso voglio fare un polpetto, va bene, un polpettino. Vado a riscaldare la padella. Piano piano raga, piano piano. Ci vorrebbe un po' di musica, raga. Giusto? Allora, la padella è calda, un pochino d'olio. Vediamo di invitare qualche amico qua. C'è, chi non c'è pazienza. È un giorno di lavoro oggi. Ecco qua, un giorno lavorativo, non di lavoro. Mi ci sto perdendo un po' con l'italiano, abbiate pazienza. Allora, facciamo cuocere per bene la nostra salsa, il nostro ragù. Vediamo, le nostre favette stanno iniziando a sobbollire. Non capisco mai se la piastra... va bene o no? Spostiamo questi pisellini, stiamo a rompere le scatole. Ecco, quasi pronto.
quindi lo si riscalda. Ci mettiamo un pochino d'aglio. Hi Ali, how are you doing? Nice to see you here. Very basic. Basic cooking here, nothing special. Let's be careful. Let's be careful with the heat. I'm gonna add my one echalot here. I'm gonna add some of my mixture with pepper and chili. And let it fry, yeah? My omelette is ready, guys. For my kids. Yeah? Okay. Another twist and that's it. Making a wonderful ragù. Let it cook. Buongiorno Marina, benvenuta carissima. Facciamo una bella lasagna, quindi ragù e pentola, un polpettino, una frittata per i bimbi, è pronta. Ecco qua, carina. Adesso te la portiamo. Nothing special though. There we go, let's go there. Now I need to make the white sauce for my lasagna. There we go. Okay, I need another pot. More pots here. Ragazzi, mi raccomando, basilico in abbondanza nel ragù e anche nel nostro polpetto, non troppo. Un bel peperoncino fresco, così lo metto intero. Facciamo rosolare bene. Allora, qui c'è un cambio di marcia, mi sa. Vediamo un po'. Bisogna un po' di tempo. Dimmi Mari, scherzi a parte, però mi devi rispondere. Ma chi è che mangia così tanto da cucinare piatti per un altro aspetta un po'. Dietetici. Marina! Ti ho risposto mille volte. Marina, cucù. Allora, Mari, ci va puro tu deu. L'hai capito o non l'hai capito? Vabbè, il ragù, la lasagnetta per i bimbi. Le favette due pacchi? Due pacchi sono 1,3 kg. Le mangio tutte io, in mattinata. Oh, polpè, due polpetti qui. Cosa vuoi che ti facciano due polpetti? Frittatina ai bambini.
Se magna, Mari, qui si lavora tanto, si consumano energie. Tu non ci credi, è pure così. Allora, però, sto pensando che forse la lasagna non la faccio più, perché ho finito il burro. Ho della margarina, però non va bene. Sentiamo i bambini, dai. Questi non mi mangiano, ma che vi devo dire? Cosa vi devo dire, ragazzi? Caraghi YouTube? Daniel! Dani, food cake! Che ne prendi tu, Daniel? Allora, raga, occhio qui. Aggiungiamo i polpetti. Ecco qua che splendore. Via, raga, via! Alla grande! E facciamo rosolare. Mettiamo questo qua, perché ho spento il fuoco prima, come combina? Vabbè. Facciamo rosolare bene, occhio al ragù a non bruciare niente, mi raccomando aggiungete un goccetto d'acqua del tanto in tanto, qui ho la fiamma alta, ma in realtà dovrebbe cucinare molto lentamente. Marina, ti ho risposto, cucù! Marina, qui Antonella, benvenuta! Carissima! Anto! Anto! Ti ricordi la doccia? Allora! Allora, la mia salsetta cucina bene, ma devo aggiungere un pochino d'acqua e dargli il tempo di cucinare. Ok, allora facciamo colare un po' il polpo e ci aggiungiamo un po' di pomodorini. Alla grande. Però cosa ci manca? Ci manca una tazza di vino, ragazzi. Un bel bicchiere, c'è un Barolo qua, da favola. Ne è rimasto un pochino e ci facciamo un goccetto. Ok, questo è un brindisi. Anto, Ali, Marina, cheers. Ah, allora passiamo a noi. Allora vediamo un po', poi i bambini mi diranno se la frittata è buona. Adesso un attimino, raga. Dobbiamo preparare la besciamella,
bene. Devo spostare però le cose, qui non c'è spazio. Pomodorini qui, un attimino, se ci metto poco di acqua, pian piano, poco acqua, e aumento la fiamma. Ragazzi, sono nervoso, non fate così. Cosa mi raccontate? Ciucci belli, dai, sveglia. Sveglia. Allora, oggi facciamo la besciamella pazza. Cosa vi devo dire? Besciamella pazza. Ci mettiamo la margarina. Purtroppo ho dimenticato il burro. Boh, se esce male la buttiamo, non è che sto lì a... La buttiamo se... Ce ne accorgiamo subito. Buongiorno Robby, benvenuto. Robertino, carissimo amico d'infanzia. Ecco qua, una bella ciocca di margarina. Forse non ci dice niente, per carità. La frustina. What do you need? Okay. Is Daniel eating? Yeah. Oh, good. Is he nice? A little bit. What do you mean a little bit? Why is that cheese? Huh? Why is that cheese? Cheese is parmesan, what I put in the pasta, yeah? Scusate ragazzi. Ale, ma che chef Robby, che sia un valombaro. Valombaro. Magari sto cercando di imparare qualcosa, ma non è che sono bagugliai. Allora, questa, cioè nella besciamella ci vuole il burro, no? Non la margarina. E vabbè, che ve devo dire. Proviamo. Fiamma molto bassa, mi raccomando. Peppate. Salate e aggiungete il latte. Ecco qua, latte, un po' alla volta, mi raccomando, un po' alla volta. Dovrebbe uscire buono, ci proviamo. Per fare contento il piccolino vuole la lasagna, e gli dobbiamo fare la lasagna. Ecco qua, facciamo girare bene, fiamma bassa, mi raccomando. Via. Allora, il polpetto va, non so se riuscite a vederlo. Il polpetto va. Ragazzi, prendiamo i pomodorini adesso, che li fanno in confezione qua. Iniziamo a preparare per il nostro polpettino a cavuzzeddu. Allora, giratina al nostro ragù, che spettacolo raga, sta uscendo bene. Raga, Robby, commenta, dai, anche le fave iniziano a colorarsi, devono ancora cuocere, ci vuole il tempo. E il nostro ragù va avanti. Ok, occhio mi raccomando, besciamella, non si bruci niente, e prendiamo un po' di pomodorini, li laviamo e li aggiungiamo al polpetto. È spettacolo ragazzi, pomodorini senza metterne troppi. Ok, dentro c'è il basilico, ci abbiamo messo il pepe, il sale, tutto. Qui c'è sotto ci rimane. Allora ragazzi, questo è sapore di Sardegna, bel ragù per bimbi, dai e vai,
La margarina non c'entra proprio niente, però io ci sto provando, raga. Allora, da questa parte, tra un po' giriamo i polpetti. Facciamo cuocere pian piano, senza correre, non ce n'è fretta. Ok. Io controllo il telefono, c'è qualche messaggio da lavoro, sono in tasca, non squilla, quindi tutto a posto. Dobbiamo mettere il password ogni volta. Ok. Ok, niente di particolare, va bene così, tutti contenti. E vi go. Allora ragazzi, occhio qua che non si bruci niente, mi raccomando. Ok, e un attimo, e un attimo rovinare il tutto. Dobbiamo abbassare un po' il ragù, è troppo alta, ecco qua si sta scendendo bene, uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo unico. Ok, piano piano, spostiamo le nostre pesate. Nani, Richard, Nani, ciao Ninni, benvenuto. Ninni, abbiamo visto la nostra partita della Dinamo Sassari e ci hanno fatto fuori l'altro giorno, dopo la sconfitta del Cagliari. Mamma mia, porca, una giornata storta, ma storta. Allora, un piccolo, due polpettini, un po' di favette, una bella lasagna, sto a preparare lì il ragù e la besciamella. Semplice, Ninni, semplice. Gli ho fatto una torta con piselli per i bambini, una frittata di piselli. Gli è piaciuta, quindi va bene così. Ragù va pian piano. In forno, cioè sto facendo una cosa un po' particolare. Siccome, Ninni, siccome ho fatto tanto di quell'agnello, non lo volevo sprecare e me lo sto riscaldando un pezzettino. Ma te lo faccio vedere. Ecco qua, panno grande, ecco qua, abbiamo un pezzettino di agnello, Ninni, vai, adesso ce lo gustiamo alla grande. Però facciamo anche qualcos'altro, ho anche le sogliole da cuocere, non so come farle adesso, forse col limone. Ma sì, mettiamolo in forno col limone, dai. La besciamella la faccio cucinare piano piano piano. Non voglio sorprese. Adesso prendiamo le sogliole. Spostiamo la nostra frittatina. Eccole qua, abbiamo le sogliole, bisogna cuocerle. Ok, quindi sono risciacquata.
Ecco qui, gli ho lavate, gli ho messo dell'acqua, un pochino del mio preparato pepe, peperoncino e sale, ecco qui, una spruzzatina d'olio d'oliva, l'agnello, vero Nini, l'agnello, non lo potevo buttare, no, è un sacrilegio. Cinci, Nini, alla tua, Robby, Marina, tutti quanti, un brindisi da Mao, che Dio ce la mandi buona, anti-Covid, brindisi anti-Covid. Nini, questa settimana togliamola, ci siamo trattati, per una volta. Allora, occhio alla besciamella qua, la cuciamo pian piano, adesso mettiamo due bei pezzi di limone qui. Allora, open the door, un limone tagliato in due, lo tagliamo in quattro, pericoloso così, piano raga, ecco qua, così è cos'ha, il forno è già bello caldo e quindi lo mettiamo in forno. Via raga, occhio al polpettino, logicamente, occhio al ragù, occhio alle favette, va bene? State attenti, non bruciate niente raga, le favette stanno rosolando bene. Adesso giriamo il polpetto, sta andando a meraviglia. Aggiungiamo un goccino d'acqua, ecco, occhio che non si bruci niente, giriamo, che bontà raga, che bontà, ecco, schiacciamo bene i pomodorini, adesso un goccino d'acqua, io faccio prima metterlo sotto il rubinetto. Ecco qui, facciamo una bella salsina, fregate il fondo, facile, e via. Allora ragazzi, io copro di nuovo le mie favette, ecco qui, la besciamella sta andando avanti, la dovete far cuocere piano la besciamella, ragazzi. Piano. Laviamo un po' la tavolozza. Anche qui, allora cin cin, che Dio se la mandi buona sempre, così un piccolo prince. Allora, vedete, con la besciamella la margarina non va bene, non prende, vabbè. Ma noi ci accontentiamo. Ecco qui, facciamo andare il nostro ragù. Più lento cuoce meglio, Più lentamente cuoce. Questa besciamella non prende. Vabbè, abbiamo pazienza. Chi vivrà vedrà. Ecco qui, facciamo asciugare di nuovo il sughetto del polpetto,
schiacciamo tutti i pomodorini pian piano senza farli schizzare, schiacciamo anche l'aglio che emana profumi e sapori, c'è il basilico, c'è il pepe, c'è tutto, capolavoro. Adesso così, pian piano, dobbiamo dare il tempo però ragazzi, non possiamo correre più di tanto, piano piano. Allora, la frittatina l'avete vista, bambini piaciute, quindi siamo tutti contenti. Colpo d'occhio alle favette qua, ecco, io lascio un po' aperto perché devono, l'acqua deve anche evaporare. E ciccia, chi si è visto si è visto. Ragazzi cari, ragazzi belli, grazie di essere qui con me, è la cosa più bella, è un bel regalo veramente. Ecco qua, pian piano si sta asciugando il latte. Io adesso dall'altra parte di nascosto mi mangio l'agnello, ragazzi, guarda che spettacolo qua, che spettacolo. Gli aggiungo un altro pochino d'acqua, man mano che si asciuga ne aggiungo un pochettino, possibilmente bisogna lasciarlo cuocere anche 4 ore questo ragù, ragazzi, 4 ore, però vediamo un po', devo vedere un po' i bimbi quando vogliono mangiare. Va bene? Ci siamo, sempre lì a controllare, a girare, a rigirare, non abbandonate mai la cucina, è facile bruciare tutto e fare un patatrac. E raga, guardate il polpettino qui, questo con un pochettino di riso, uno splendore, la scarpetta col pane. Ah, che vi devo dire, sto passando un periodo un po' così, bello, allo stesso tempo adesso ho tante ferie da prendere, quindi mi sto godendo un paio di giorni alla settimana a casa, troppo a casa, però va bene così. Adesso aggiungiamo un altro pochino d'acqua al ragù, sempre un pochettino alla volta, un pochettino qui, un pochettino lì. Ecco qua, devo vedere quando i bambini vogliono mangiare, un attimino, che hanno mangiato un po' di piselli, però se non vogliono mangiare adesso c'ho il tempo di far cucinare il ragù. Lo sapevo già, i bambini vogliono la lasagna dopo, e va bene. Quindi farò cucinare il mio ragù per bene, eccola qua.
la besciamella si sta addensando. Sì, roba gourmet. E perché no, Ninni? E poi la veniamo agli inglesi. E perché no? Tutto è possibile. Ma Ninni, io stavo seguendo Sardegna e-commerce. Poi hanno bloccato tutto. Sto comprando vino lì. A Bizzeffe. E poi hanno chiuso le frontiere il 1 gennaio. E quindi, Santa Maria. Ha capito? È un danno. Mettiamo qua. Tutti i miei amici inglesi mi dicono devi aprire un ristorante qui e lì, ma ormai non c'è più l'età, come si suol dire, ci vogliono energia, io lo faccio per passarci l'ora, però logicamente se mi trovo disoccupato faccio di tutto, non è che... Cin cin Ninni, ma che bella la vita, ecco qua, sta addensando la besciamella, un capolavoro. Piano piano piano, fuoco quasi spento, raga, spento. Adesso anche qui abbasso la fiamma al minimo per i miei polpetti. Ci ho fatto un bel sughettino. Adesso ancora un pochettino e poi spegniamo la fiamma. Sono uno spettacolo. E lo so per il ragù, abbassiamo il fuoco. Non ho più l'urgenza di fare la lasagna subito. Lo faccio cucinare ancora un paio d'ore io, senza fretta. Controlliamo le nostre sogliole. Ecco qua, sta andando bene. Adesso però devo coprire bene i pesci con l'acqua di cottura. Quindi qua devo fare un giochettino così. Sta cuocendo pian piano e via. Ok, allora che cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo sparazzare, lavare altri due piattini e ci... Allora, la besciamella si deve addensare, ragazzi. Però sta uscendo abbastanza bene. Ancora è un po' liquida. Ok, ma con la margarina non è la stessa cosa, però... Ecco qui, facciamo andare. Ecco qui, un po' tiriamo i pesciolini al forno. E siamo a cavallo. Adesso io l'agnello lo mangio da quella parte perché lo devo mangiare con le mani e io proprio sono a casa mia e faccio quello che mi pare con educazione. Quindi sino, ma che bella la vita, ah, spettacolo, ragazzi. Ecco, le mie favette sono quasi arrivate al punto di cottura. Un po' spegniamo il fuoco, ne assaggiamo una, così, uno, due. Io le mangio senza buccia, ma è un pochino durette. Ancora un attimino, ci vuole un po' più di sale.
Allora, per la carne macinata, per il ragù, il sale si mette solo alla fine. Sacro santo. Non ci sono scuse. Ecco qui, la besciamella non si è attaccata al fondo, ragazzi, mi raccomando. Altrimenti rovinate tutto. Quindi per quello bisogna sempre rigirarla e farla a fuoco, fuoco molto, molto lento. Pareccio ragù che passammo noi, sti ragazzetti d'esta Roma bella. Oh, gli spaccera, subito spaccendi. Cin cin Sardegna, amici, vi voglio bene. Quasi a tutti, quasi a tutti. Ah, che vi devo dire? Adesso il pesciolino andiamo fuori, la cucina abbastanza in fretta. Mischiamo di nuovo le nostre pavette, il sale si distribuisce. Siamo pronti, Siamo pronti, Adesso posso anche spegnere la fiamma delle favette, finiscono la loro cottura. Va bene? Niente di più. Una giratina del polpetto di nuovo. Adesso spengo il gas del polpetto. Ecco qui. C'è la sua salsettina. Adesso arriva la signora, ci mangia tutto. Raga, cosa ne pensate? Giratina ragù che sta andando a fuoco molto ma molto basso. Ecco qui, bellissimo. Profumo straordinario. Giratina qui. Giratina qua. Adesso tiriamo fuori il pesce, che ha cotto 15 minuti, 200 gradi. O 20 a 180, ecco. Abbiamo i piselli, amici cari, amici belli. Adesso non è finita con le favette, ci vuole un'altra spruzzatina di olio d'oliva. Ecco qua, bella sopra, olio extravergine, prendete la qualità se potete, altrimenti va bene tutto. Ecco qua, la mia besciamella è pronta, ragazzi. Molto un po' liquida, ma è fatta. Ecco qua. Adesso io spengo il gas della besciamella, però lascio tutto ancora lì. E poi ci andiamo a riposarci, mi sono alzato alle 5. Ho fatto un bel lavoro, al lavoro, e quindi nessuno mi può rompere le scatole. Cin cin. Buono, Tiriamo fuori i pesci, perché sono da vedere. Ci vuole il nostro panno. Panno di portata. Ecco. Ragazzi, spettacolo, spettacolo, però mi sto imbrogliando, perché in realtà il pesce non è tutto qua. Allora, controlliamo. È uno spettacolo, ce n'era un po' troppo. Se riesco a girare questa soglia, ecco. Sì. Già. Se riesco a farla girare un po', ecco, adesso così, ecco. Adesso cosa faccio io spengo il forno, però la rimetto dentro perché ha bisogno ancora di un paio di minutini, va bene? Sale c'è, il limone c'è, l'olio d'oliva pure, ragazzi, è fantastico. È tutto fantastico. Abbiamo detto il ragù più tardi, una bella lasagnetta con poco parmigiano. Rimuoveremo i gambi di sedano, la carota, del basilico,
facciamo semplice per i bimbi, per i bambini. E qui le favette per Mau, il piatto diabetico, qualcuno mi dice ne posso mangiare quanto voglio, boh, speriamo che sia così. E ciccio, eh? Io sono arrivato, ragazzi. Arrivederci ragazzi, buon martedì, a presto, condividete perché io ne sono veramente contento. Bene, alla prossima, ciao da Mau, ciao.